Siamo all'appuntamento con la medicina, quest'oggi con Massimo Danese, chirurgo vascolare responsabile della flebochirurgia presso l'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma. Buongiorno dottore, buongiorno. Benvenuto negli studi di Buongiorno, Uno Mattina. Buongiorno a tutti voi. E parliamo con lei di insufficienza venosa e dei relativi disturbi funzionali, ma anche degli inestetismi che le vene varicose insomma, provocano. Ora, d'estate il problema aumenta, è giusto? È vero? Sì, purtroppo il fattore stagionale è un problema critico in questo tipo di malattia. Innanzitutto spieghiamo che cos'è. È un alterato ritorno del nostro sangue dalla periferia al cuore e deve vincere la forza di gravità. Quindi si manifesta in ortostatismo quando il paziente è in piedi. È naturale che con il caldo la vasodilatazione di questi condotti venosi aumenta e quindi il ritorno è ostacolato e l'alterata circolazione ancora di più. Senta dottore, è vero che le donne sono le più esposte a questo tipo di problema e perché poi? Sì, è una malattia molto frequente. Innanzitutto diciamo che c'è una spesa sociosanitaria, come si diceva poc'anzi, importante, perché il 35-40% della popolazione adulta in Europa è colpita da questa malattia. Abbiamo un rapporto preferenziale per le donne e sicuramente a partire con le decadi di vita, dai 40 anni in su. Diciamo che la gravidanza nelle donne gioca un ruolo fondamentale e l'assetto ormonale, l'assetto estroprogestinico, che influisce anch'esso nella struttura della parete venosa. Beh, però comunque diciamo che sono questioni problematiche che si possono risolvere, magari anche con la chirurgia. Assolutamente sì, noi abbiamo dunque la figura del flebologo essenziale. La società italiana che ho presieduto appunto ha creato e ha cercato di creare dei nuovi medici flebologi che si possano occupare esclusivamente di questa malattia. Partiamo da una terapia di tipo conservativo, quindi dei farmaci e dei tutori elastici, per arrivare diciamo, a procedure ambulatoriali mini-invasive o procedure chirurgiche vere e proprie. È logico che il trattamento deve essere sartoriale, cioè ogni paziente, vedremo poi più avanti nelle varie tecniche, deve avere la tecnica giusta per il suo tipo di malattia e il suo stato di avanzamento di malattia. Quindi ci sono vari approcci chirurgici possibili? Più approcci chirurgici, mini-invasivi ultimamente, che quindi partono da una chirurgia mini-invasiva vera e propria per arrivare a dei trattamenti che noi chiamiamo endoluminali attraverso il principio dell'ablazione termica, cioè delle sonde che vengono inserite all'interno del lume della safena, che è il condotto principale del nostro sistema venoso superficiale e che quindi chiudono il vaso interrompendo quel reflusso in ortostatismo che è poi causa di tutti i sintomi e di tutti gli inestetismi di cui si parlava. Abbiamo delle immagini che possiamo commentare, che può commentare. Molto bene. Eccole. Eccole qui, questa è un'immagine virtuale, è quello che stavo dicendo poc'anzi. Vediamo l'inserimento del catetere, questa è una radiofrequenza, è una trasmissione di energia elettrica con una diciamo, frequenza idonea per creare un effetto termico diciamo, sulla parete della vena. Vedete come quando la fine della sonda emana calore, la vena subisce una ritrazione delle fibre collagene e quindi una ritrazione, una costrizione della struttura stessa. E quindi l'effetto finale è quello di una obliterazione della vena per impedire il reflusso. Questa è un'altra tecnica ibrida, anch'essa mini-invasiva, vedete come l'ingresso è all'altezza del poplite, tutte le procedure devono essere eco-guidate, quindi sotto controllo eco-color dropper, che svolge un ruolo essenziale in questo tipo di specialità. Questa è la preparazione della miscela aria-acqua della scleromus, che viene inserita con questo catetere, che poi crea un'abrasione sull'endotelio della vena e quindi permette alla scleromus di aderire con più facilità, diminuendo anche le dosi durante la procedura. Naturalmente vedete come la procedura si esegue durante il pullback,
cioè durante la retrazione della sonda. Non c'è anestesia in queste due metodi, che c'è un'anestesia per tumescenza nella radiofrequenza, che serve appunto a rendere la zona del canale safenico, diciamo, schermata, ma non c'è un'anestesia importante, sono tutte anestesie locali, e quindi queste procedure appunto permettono un ottimo comfort nel perioperatorio del paziente. Sono pazienti che escono dopo 1 o 2 ore dalla procedura, e quindi pazienti in cui non c'è una minima sensazione di dolore. E però servono delle attenzioni dopo un'operazione di questo tipo? C'è un percorso, diciamo, post-procedurale che comporta, come stavo dicendo, l'uso di tutori elastici. Il tutore elastico gioca un ruolo fondamentale. Certo. Perché crea una compressione decrescente dalla caviglia verso la coscia e quindi spinge, aiuta a spingere il sangue nel suo cammino del ritorno venoso. Non ci sono farmaci dopo questa procedura, né antibiotici né antidolorifici, mentre i flebotonici giocano un ruolo essenziale. E adesso abbiamo una grande serie di flebotonici, che sono dei farmaci naturali che, diciamo, utilizzano la diosmina, che è appartiene alla famiglia dei bioflavonoidi, un estratto degli agrumi, o addirittura i più moderni, adesso addirittura il resveratrolo, che è un polifenolo dell'uva. E sono farmaci che aiutano il tono delle vene e quindi aiutano tutto il quadro sintomatologico del paziente. Senta, dottore, naturalmente abbiamo sentito tanto parlare, come saprà, di trombosi venosa in questo periodo, a proposito, diciamo, di Covid e di vaccini, però io le devo fare una domanda prima di passare alla spiegazione di questo tipo di malattia. Cioè, noi al di là del trattamento chirurgico che facciamo sulle vene varicose, possiamo in qualche modo prevenirle? Certo, allora, è una domanda che entra nel merito, nel senso che una prevenzione primaria non è possibile farla, perché noi non conosciamo la vera eziopatogenesi di questo sfiancamento delle vene, cioè la malattia venosa cronica di per sé. Noi possiamo fare una, diciamo, prevenzione sui fattori di rischio, quali sovrappeso, sedentarietà, alimentazione sbagliata, oppure situazioni critiche particolari, immobilità a letto per varie patologie, pazienti anziani o via dicendo. E non dobbiamo appunto dimenticare che il pericolo che abbiamo dietro l'angolo, come appunto chiedeva, è la tromboflebite o la trombosi. Agganciandoci appunto anche al abbiamo COVID. Delle immagini sul trattamento della trombosi. Queste sono delle immagini molto esplicative, dove appunto si può arrivare a fenomeni di trombosi venosa profonda. Questi sono degli assi iliaci, lo vediamo nel riquadro a sinistra, si vede nel cerchietto come il trombo occlude. Quello totalmente. È un trombo. Quello è un trombo. Un asse venoso, e vediamo quello che la medicina moderna, la chirurgia moderna può fare oggi anche in acuzie. Quindi sempre per via endoluminale, vedete nel rosso, nella seconda immagine da sinistra verso destra, il catetere che entra, che aspira il trombo, e il segmento a sua volta viene pallonato, la famosa angioplastica, proprio per ridare la silhouette giusta e ripristinare l'anatomia che si vede nell'ultima immagine a destra di un asse venoso libero dalla trombosi dopo un evento trombotico acuto. Bene. Grazie dottore Danese per questo approfondimento, buon lavoro naturalmente. Grazie.